Bentornati alla seconda parte del raduno organizzato dal Vico Pisano 4x4 in Toscana, provincia di Pisa. L'appuntamento per questa riuscita terza stagione del Vico Pisano Fest 4x4 ha avuto luogo per due weekend. Sono il fotografo ufficiale, 4 giorni molto tosti, davvero divertenti, abbiamo oltre 100 macchine a girare e ci stiamo divertendo un casino, la gente sta divertendo, bambini piccoli si divertono, abbiamo tante squadre, siamo tutti una grande famiglia e ci stiamo divertendo a morire. Location dell'evento è l'omonimo comune di Vico Pisano in provincia di Pisa, che sorge su un colle un tempo lambito da fiumi e canali allora navigabili. Seconda parte del raduno, ma stessa accoglienza calorosa da parte di tutto lo staff dell'organizzazione, che ha fatto registrare 150 veicoli partecipanti nei due weekend a calendario. Siamo con Maria famosissima, ogni anno la incontriamo. Ciao Maria, raccontaci qualcosa. Ciao a tutti, sono Maria Stellitano, sono qui al Vico Pisano, Fuoristrada, che ha organizzato questo bellissimo evento di This Is Us, che ha avuto un successo enorme lo scorso weekend, un sacco di persone anche questo weekend. E adesso ci prepariamo per guardare una bella esibizione di mezzi da competizione. Praticamente ci sono dei prototipi che sono arrivati da varie parti della Toscana, amici del club, che ci faranno vedere come affrontare dei prototipi, come affrontare delle pietre, messe in modo da creare un po' di difficoltà. Quindi stay tuned, la prossima volta vi voglio qui con noi e divertitevi. Ciao! Il raduno mantiene una vocazione strettamente hard, dedicata ai più esperti, ma senza tralasciare la possibilità ai meno esperti, con mezzi prettamente di serie, di fare il loro giro in tutta sicurezza. Ciao, sono Chiara, faccio parte, anche se non ho il fuoristrada, del Vico Pisano e sono qui a vedere questo bellissimo spettacolo che ogni anno è sempre più bello. Sono appassionata di fuoristrada, ripeto, però non essendo una bravissima pilota, fuoristrada niente. Le varianti hard più impegnative sono state prese d'assalto sia dai driver che dal numeroso pubblico, ordinatamente assiepato. Le difficoltà sono state tante, ma grazie all'aiuto di pneumatici specifici, ganci e stop per il traino, il percorso è stato portato a termine da tutti gli equipaggi, da quelli più preparati a quelli con meno modifiche estreme. Meccanico di professione, passionista e navigatore off-road. Te? Andrea Zinna, pilota e meccanico di professione. Oggi cosa avete fatto? Ho provato un po' la pista, ora si guarda questa provettina a tempo se ci riesce a farla. Che macchina avete? Un Suzuki Samurai. Thank you.
È stata una vera e propria carovana di mezzi che ha girato in pista dal sabato alla domenica. Il pubblico ha potuto ammirare di tutto, dai mezzi quasi di serie a prototipi e veicoli pesantemente elaborati. Non potevano mancare i team più competitivi italiani, tra i quali abbiamo potuto ammirare driver esperti del Rotten Club 4x4, Evolution 4x4 e del team Lippi. Con questi team presenti, lo spettacolo è stato assicurato. Prima con un Suzuki SG410 verde e siamo qui per cercare di fare dei passaggi insomma un po' più divertenti grazie ai ragazzi del Vico Pisano che ogni anno organizzano un evento direi spettacolare e niente, siamo qui per divertirsi. Ok, ciao, grazie. Ciao. Ciao Mari! Ma non è finita qui, molti equipaggi hanno apprezzato voragini artificiali create dallo staff dell'organizzazione, veri e propri muri a volte invalicabili, dove anche gli equipaggi più esperti hanno avuto le loro grosse difficoltà. Subito dopo hanno trovato insidiose salite, tutte su terra, discese vertiginose che i driver hanno ripetuto per tutta la giornata. Bravi! Il club organizzatore ha pensato proprio a tutti, allestendo numerosi varianti soft per coloro che non volevano rischiare sull'off-road. Davanti al pubblico le 4x4 hanno affrontato buche, twist, dossi, puzze di fango, ripide salite e discese e infine pendenze laterali. Moltissimi i mezzi che si sono cimentati nel fuoristrada in questa seconda parte del raduno Vico Pisano Fest 4x4, giunto alla sua terza edizione e sviluppato in un doppio weekend, l'ultimo di maggio e il primo di giugno. Siamo a bordo con Stefano Scagli che ci porta a fare un giro della pista. Vedremo delle belle. Io sono Umberto Ghera del Vico Pisano Fuoristrada, sono un membro del consiglio direttivo e ho il piacere insomma di avere un po' di gente qui alla nostra manifestazione, spero di aver fatto divertire un po' le persone, di averle avvicinate al nostro mondo, al nostro sport e che abbia fatto insomma
convincere qualcuno che non siamo solo gente che si va in giro a sporcare a puzzo, ma insomma che è una cosa che può essere divertente e anche un modo per guardare i nostri boschi da, insomma, dalle insidie che la gente meno scrupolosa di noi potrebbe portargli. Quindi abbiamo il piacere di aver invitato tutte queste persone, tutti quelli che abbiamo avuto modo di avere vicini a questo evento che è gratuito per il pubblico. Le persone possono girare con i nostri fuoristrada accompagnati, provare insomma le inclinazioni, le accelerate e tutte quelle che sono un po' le sensazioni che in una pista si racchiudono e sono un po' un riassunto di quello che poi è fuoristrada nel mondo reale, che è quello, diciamo, della natura. No, lì c'è da fare il bagno. Il bagno di oggi siamo impegnati in questa garetta, che non è una gara, perché non si può dire, in Italia non si può dire che è una gara. Comunque un confronto, un'esibizione di persone, team che fanno quotidianamente, tutti gli anni, gare a livello nazionale e anche internazionale, che sono venuti ad esibirsi qui nel tracciato che abbiamo predisposto per far vedere anche, insomma, le performance che riescono a venire questi mezzi. Venite, provate, compratene una, prendetela a prestito, rubatela al vostro babbo, andate, date un po' di lavoro a questi carrozzieri che sono in crisi. E ogni tanto anche il colpetto purtroppo ci scappa. Ecco il nostro Danny. Qui stiamo dando spettacolo, Daniele, con il suo DR, la sua GIF. Dai, Chiara, vieni a dire qualcosa anche te, dai, forza, dai. Impeccabile l'organizzazione del raduno da parte del Vico Pisano 4x4, nella persona di Maria Ricci, che ha sponsorizzato l'evento in televisione, assieme a Massimo Rubechini, presidente dell'Evolution 4x4. A persone come loro si deve il successo e la realizzazione di raduni e manifestazioni di questo livello. Grazie alla loro passione, al loro sacrificio, al tempo da loro dedicato a tale attività non lucrativa, i driver e il pubblico possono partecipare a giornate come queste.
Pippo, sono club del Vico Pisano. Siamo giunti alla chiusura di questo evento, è stata dura, faticosa, state giornate impegnative per tutti. Noi del club, insomma, è già un paio di mesi che ci stiamo dilettando qui nel fare la pista, grande soddisfazione nel vedere che comunque c'è stato un grande seguito, e ci siamo divertiti e siamo contenti di aver fatto divertire, e questo è l'importante un po' per tutti. Grazie. Realizzare tali manifestazioni vuol dire valorizzare il territorio e renderlo più pulito, grazie anche al loro intervento di ripristino e all'aiuto di tutti i volontari presenti in gran numero. Sempre presente lo staff dell'organizzazione, pronto a fornire assistenza nei punti più delicati della pista, per gestire i passaggi più impegnativi e far sì che venissero superati senza danni ai mezzi. La manifestazione si è conclusa domenica con uno straordinario successo dei due weekend. La terza edizione del Vico Lungo Fest 4x4 è giunta al termine. Soddisfazione da parte di tutti gli equipaggi, dello staff organizzativo e degli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento. I ringraziamenti vanno a Raptor 4x4, Traction 4x4, HM 4x4, UFO Plast, Nema Autoconcessionaria Land Rover e Giusti Autoconcessionaria Jeep.